I dipendenti del consorzio che si occupa della raccolta dei rifiuti nei comuni a sud di Salerno rivendicano il pagamento di diversi stipendi arretrati. Alcuni dipendenti avanzano oltre 8 mensilità. A protestare anche il commissario liquidatore dello stesso consorzio di bacino Salerno 3, Giovanni Siano, solidale con i dipendenti. Le casse del consorzio sono vuote, ha dichiarato Siano, e non possiamo pagare gli stipendi. Abbiamo difficoltà per mancanza di fondi ad assicurare il servizio giornaliero della raccolta rifiuti, tutto ciò perché vantiamo un cospicuo credito da alcuni comuni da noi serviti. La decisione di occupare lo svincolo autostradale è scaturita a seguito dell'assemblea sindacale svoltasi questa mattina presso la sede consortile di Polla. I dipendenti, dopo la protesta presso lo svincolo, si sono nuovamente riuniti in assemblea nella sede del consorzio. Vogliamo che i sindaci, vogliamo il sindaco di Sala, mio paese, vogliamo il sindaco di Sassano, vogliamo il sindaco di Polla, vogliamo tutti i sindaci qui che ci devono dare delle risposte perché purtroppo noi non sappiamo come fare per poter mangiare, i figli, le spese, le bollette, i mutui. Ci siamo venduti l'oro, ci siamo venduti i mobili, mo ci resta solo venderci noi stesse. Purtroppo la gente è arrivata a un'estremità tale che hanno perso proprio la testa, ma noi non abbiamo vicino ancora nessuno, non vediamo nessuno oggi, vediamo solo noi che stiamo qua in mezzo a una strada. Noi riteniamo che questo qua stamattina sia una manifestazione pacifica e ancora dobbiamo incominciare con gli atti estremi che pure arriveranno, viste le condizioni in cui sono costretti questi lavoratori per il mancato pagamento da parte dei sindaci del territorio di quando tocca per il servizio che viene svolto sul loro territorio comunale. Noi siamo propositivi, non contestiamo solo. Prima di tutto bisogna evidenziare che questa è una manifestazione pacifica, presa dalla disperazione delle persone che stavano commettendo atti estremi e noi siamo venuti qui. Perché? Per fare in modo che questi sindaci che devono i soldi alla Ergon e al consorzio si riuniscano immediatamente insieme ai sindacati per poter trovare un piano di rientro, in modo che si inizia ad alleviare la sofferenza economica di queste famiglie.